Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi voglio mostrare come ridurre la grana e il rumore con After Effects sui vostri video. Chiaramente ogni volta che avete delle riprese con dentro tanto rumore conviene rifarle. Quando però invece vi trovate in una situazione in cui siete costretti a utilizzare delle riprese che avete già fatto e non potete rifare, questo metodo può tornarvi decisamente utile. Non andrò a utilizzare alcun tipo di plugin a pagamento, per cui andremo a utilizzare tanto le funzioni integrate in After Effects, così che tutti voi possiate seguire questo tutorial. Dunque iniziamo! Dunque eccoci qua, come prima cosa ho aperto Adobe After Effects CC. A questo punto porterò dentro il nostro file pieno di rumore. Dunque andiamo a creare una nuova composizione che deve avere i parametri relativi al nostro video. Premo su OK e trascino all'interno della composizione il nostro video che vogliamo andare a sistemare. A questo punto dobbiamo andare ad applicare la nostra riduzione rumore. Come vedete, il nostro fotogramma contiene davvero tanto rumore ed è stato creato apposta. A questo punto andiamo sotto Effetto, Disturbo e granulosità, Rimuovi granulosità. A questo punto questo quadrato ci mostra un'anteprima di come verrà il nostro filmato dopo che è applicata la riduzione del rumore e della grana. Noi vogliamo però vedere l'anteprima su tutto il clip, non soltanto su una piccola parte. Quindi premiamo su anteprima e andiamo su output finale, così l'anteprima sarà estesa a tutta la sezione del clip. A questo punto andiamo su impostazione di riduzione del disturbo e andando a modificare questo parametro possiamo andare ad aumentare la riduzione del disturbo, che oltre a andare a togliere la grana e il rumore va anche però a rendere più soft l'immagine. Questo poi andremo a correggerlo successivamente, quindi rendete soft l'immagine in modo da ridurre il più possibile il rumore presente. A questo punto andate su ottimizzazione e qua abbiamo la soppressione cromatica che bisogna andare a modificare, visto che spesso il tipo di disturbo è un disturbo di tipo cromatico. Quindi andiamo a portare in là questo indicatore anche fino al massimo, che è 10.000, e come vedete il rumore è stato praticamente rimosso. L'unico problema è che il nostro video praticamente è come se fosse sfocato. A questo punto andiamo sulla maschera di contrasto in basso a sinistra e possiamo andare a riportare a fuoco le zone che sono state, diciamo, sfocate dalla riduzione del rumore. Dunque portiamo verso destra questo indicatore finché non vediamo che le zone che erano sfocate tornano di nuovo a fuoco. Essenzialmente il lavoro sul nostro clip è finito e come potete notare non è che si possono fare miracoli per la riduzione del disturbo e della grana, perché la soluzione migliore solitamente è rifare la ripresa interessata. In casi particolari in cui la ripresa però non può essere eseguita, sicuramente questo metodo può aiutarvi. Dunque ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Se è stato così, lasciate mi piace e iscrivetevi al canale per altri video come questo. Inoltre in descrizione trovate un sacco di link importanti, come quello al mio secondo canale sul quale ho realizzato il mio primo vlog e sono piuttosto elettrizzato per questo. Trovate inoltre il mio account di Instagram se volete seguirmi in ogni momento della giornata. E infine trovate anche un link a un sito che ho creato personalmente, amazonsconti.weebly.com, sul quale raggruppo gli sconti settimanali Amazon e sul quale ho creato una sezione che si chiama YouTuber Section, all'interno della quale raggruppo tutte l'attrezzatura che uso è quella che vorrei e potrebbe essere molto utile per chi di voi sta cercando l'attrezzatura adatta per i propri video, per chi vuole migliorare la qualità dei suoi oppure per chi vuole addirittura iniziare. Sotto ai prodotti metto anche una piccola descrizione se li conosco abbastanza bene, se li consiglio, quali sono i pro e i contro e magari quali sono le alternative a questi prodotti. Dunque il video di oggi finisce qui, spero di esservi stato utile, spero di avervi dato tutto quello che vi serviva, spero di avervi aiutato a salvare qualche piccola ripresa venuta leggermente rumorosa e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!